Questo è stato il gadget che abbiamo dato nell'ultimo evento che abbiamo organizzato ed è stato fatto in buona parte dall'intelligenza artificiale. Ma cosa ha fatto nello specifico? Ora vi spiego meglio. Ciao a tutti, io sono Simo e nell'ultimo anno ho aperto ed espanso quello che è Control Fitness, e cioè il primo mix tra uno studio fitness e una zona coworking, per permettere a tutti i lavoratori di trovare il tempo di allenarsi, perché si è letteralmente a due passi tra il luogo di lavoro e lo spazio dove muovere pesi e strani oggetti. Il 30 settembre, insieme a Signale, abbiamo organizzato un evento di Digital Detox, la prima edizione di Switch Off, dove per 4 ore bisognava sigillare il cellulare e fare una serie di attività tutti insieme, guardandosi negli occhi e senza poter andare a scrollare il proprio feed. Insomma, addio comfort zone. Ora, oltre a diversi sponsor che ci hanno supportato, quindi grazie a Innocent, Legend Kombucha e anche a NutriBees, abbiamo creato delle borse per consegnare un po' di gadget. Quindi adesivi super cute, anche olografici, un po' di Deplian che non fanno mai male e soprattutto lui. Una settimana enigmistica totalmente a tema fitness, con tanto di cruciverba, unisci i puntini, le differenze e anche le vignette comiche, che però hanno, come la controparte reale, la prerogativa di non dover far ridere. Ed ecco che entra in campo l'intelligenza artificiale, perché tutte le illustrazioni che vedete qui, come potevamo farle? Avevamo tre modi. Ciao, quindi tuo cugino oltre al muratore fa anche illustrazioni e grafica, ma direi che è perfetto, guarda, mandami il suo numero così lo contatto subito e ci dà una mano. Vai, grandissimo. Ok, andiamo su Fiverr e cerchiamo qualche fumettista. Anzi però, 50 euro. Ok, andiamo su Midjourney e facciamoci creare dall'IA qualche bella immagine gratuitamente. Allora, noi per realizzare tutto il progetto abbiamo utilizzato Canva, che proprio mentre stavo registrando questo video ha annunciato una serie di strumenti dedicati proprio all'intelligenza artificiale con delle cose veramente pazzesche, ma noi in realtà abbiamo utilizzato una cosa che già c'era da qualche mese, abbiamo anche utilizzato in passato, che è quella che ti permette di scrivere un testo che lui ti trasformerà in una vera e propria immagine. Quindi apriamo il progetto della settimana sportiva, che in grafica avevamo appunto impostato un po' come la settimana enigmistica classica, e a noi servivano queste cose qui, delle immagini da utilizzare sia per trova le differenze, una base per creare i puntini e anche ad esempio queste vignette comiche. Quindi cosa abbiamo fatto? Andiamo a vedere qua che noi, andando sotto app, c'è proprio genera elementi visivi integrata dentro Canva versione premium, e tu puoi andare a scrivere a parole qualsiasi cosa. In questo caso possiamo scrivere persone che si allenano in una palestra, perché comunque la base delle vignette sarebbe stato quella. Poi qua gli puoi già dare degli stili, in realtà a noi serve solo una base e poi capirete meglio, e come per magia lui ci mette un pochino ad elaborare la richiesta, ma poi genera delle immagini che, attenzione, non sono prese da internet come potrebbe essere Google Immagini, sono proprio generate da zero. Allora, queste qui non mi fanno impazzire perché sono foto, quindi torniamo indietro e scriviamo disegno di persone. Ok, questo qui per quello che ci può interessare è perfetto. Andiamo a selezionarne uno e vedete che completamente da zero sono state create queste immagini. Praticamente qui si usa un'altra app diversa, e in questo caso non c'entra l'intelligenza artificiale, che è Procreate. Procreate è quest'app per iPad dove, come vedete, abbiamo importato un'immagine che aveva generato l'IA. Tra l'altro, se qualcuno mi spiega che cos'è questa figura, perché sembra più un bodyguard. Comunque, questa qui poteva andare bene come base, perché noi successivamente cosa abbiamo fatto? Andando a renderla un pochino più trasparente, sono andato in questo caso a ricalcare semplicemente quello che era il disegno, che quindi se noi andiamo a rimuovere da sotto succede questo. Ho aggiunto un ulteriore livello per fare, così vedete, queste ombre, questi dettagli, per renderla un po' più interessante, ma assolutamente non è stato un fumettista, e vabbè, si vede, ma non ho neanche dovuto farlo io da zero perché sarebbe stato sicuramente impegnativo. Quindi, partendo dall'intelligenza artificiale, ci siamo fatti fare delle immagini che io ho ricalcato, e poi andando a togliere il livello di sfondo, se noi torniamo su Canva, sul nostro progetto, tutti questi disegni che voi vedete qui
sono stati fatti in questo modo, andando a chiedere all'intelligenza artificiale di creare una situazione che ci serviva e poi andando a ricalcare le cose sopra. Quindi soprattutto questo qui, ad esempio, le differenze sono questo qua, dove duplicando poi il progetto sono andato a fare delle piccole differenze nel disegno, che tra l'altro, se metti in pausa il video, voglio sapere se riesci a trovare. Torniamo su Procreate, andando su Galleria, ad esempio qui potete vedere anche l'altra delle vignette che vi ho fatto vedere, quindi solito livello di sfondo e diversi livelli dove sono andato a fare un po' di colori, altro. Togliamo quello lì ed ecco che abbiamo la vignetta. Questa cosa era impensabile fino a poco tempo fa, fare vignette del genere senza che nessuno fosse un disegnatore, quindi devo dire che è veramente pazzesco. Ok, riflessione finale a livello imprenditoriale. Noi, da quando sono usciti ChatGPT e tutti i suoi colleghi, che abbiamo iniziato a usarli e ora vediamo le intelligenze artificiali come colleghi che possono supportarci in diversi lavori, ma che per ora non possono ovviamente sostituire in toto una persona. Come nell'esempio di oggi, siamo ancora lontani dal poter dire completamente a un'intelligenza artificiale: progetta una rivista di 8 pagine sullo stile della settimana enigmistica, ma con tutti i giochi dedicati al fitness. Però già oggi nei copy dei social, dove usiamo copy AI, nelle immagini o ad esempio come in questo caso che vi ho appena descritto, tutte le intelligenze artificiali ci danno un'ottima base che poi noi però rielaboriamo e rendiamo più nostre. Fatemi sapere voi come vedete la questione delle intelligenze artificiali, se vi sentite minacciati nel vostro lavoro. Io di queste qui ne ho ancora un po' di copie e ne manderemo una al più veloce che mi scriverà direttamente un messaggio sul mio Instagram, SimoPT. Adesso devo proprio finire questa qui, che è una parola che non riesco a trovare. L'inizio degli addominali. Cosa intendo?